e Davidas Gaelius abbiamo raccolto i commenti a questo periodo della stagione e in generale sul suo momento personale di Victor Sanichidze, la stella della Virtus. E che cosa ti aspetti dalla partita di sabato, Victor? Una partita molto difficile, giochiamo fuori, e Roma è una buona squadra, c'è un buon allenatore che io conosco per 2 anni, sarà molto difficile questa gara, ma dobbiamo essere pronti per fare grande difesa, anche in attacco dobbiamo fare bene e quindi vediamo. Ok, allora sono usciti gli accoppiamenti del Final Eight, quindi a febbraio affronterete 2 volte l'Armani Milano, prima in campionato qui all'Unipol e poi a Torino appunto nelle finali di Coppa Italia. Come la vedi insomma questa sfida con una squadra che adesso è in difficoltà, però è comunque una delle favorite per la vittoria finale? Sì, loro non hanno giocato bene le ultime partite, ma però sono bravi tutti i giocatori, sono grandissimi, grande nome. Meglio che giochiamo prima casa contro loro e così prepariamo bene la partita per Final Eight. E quindi è importante vincere a casa contro loro per il campionato, però vediamo, è sicuro che non è facile, se anche giochiamo a casa, tutti sanno che giochiamo a casa bene e ancora non abbiamo perso nessuna partita. Vediamo, per me sarà troppo difficile giocare contro Milano perché loro sono giocatori bravissimi. Vediamo, no, noi anche siamo bravi, vediamo. Ok, anche a livello personale stai vivendo una grande stagione e hai detto come Copone che insomma se raggiungerete il traguardo dell'Eurolega ti Sì. fermerai qui a Bologna, che cosa ti senti di promettere ai tifosi della Virtus? Sicuro, per me adesso non c'è il miglior posto, sai, perché ho giocato già 3 anni qua a Bologna e se giochiamo il prossimo anno in Eurolega e se Sabatini mi proposa un contratto, perché no? Andiamo. Allora Matteo, abbiamo sentito le parole di Victor Sanichidze che appunto ha commentato anche il suo futuro possibile in maglia Virtus, chissà se probabile, ha dettato insomma le condizioni, qualificazione alla Lega e una buona offerta di contratto da parte di Claudio Sabatini. Secondo te quale potrebbe essere l'offerta per far rimanere Sanichidze a Bologna? Beh, come offerta deve essere veramente di quelle irrinunciabili. Ricordiamo che Sanichidze è già opzionato in NBA e dall'NBA è stato prelevato dalla Virtus Bologna quando era un po' più giovane di adesso. Insomma, diciamo così, è, diciamo, secondo il mio modestissimo parere, il 4 più forte del campionato. Viaggia a quasi 30 di valutazione media, quindi una valutazione altissima. È un grande atleta, bravissima la Virtus che come sempre lavora molto bene sui giovani a scoprirlo e a valorizzarlo. Ha avuto degli infortuni che l'hanno un po' penalizzato, ma adesso è veramente, come si usa dire in gergo tecnico, esploso. È esploso e ha fatto vedere il suo immenso talento e penso che comunque presto o tardi l'NBA sia il suo destino. Il suo